Mister Buccilli, è iniziata una nuova stagione per tanti bambini e tanti giovani che vogliono imparare a giocare a calcio. Sì, questa è una cosa importante perché qui noi abbiamo, come potete vedere, abbiamo i ragazzi dai 5 anni compiuti fino ai 10 anni. È una scuola calcio per quanto riguarda i primi calci e i pulcini. Mentre dall'altra parte, la struttura più grande, alle 13, abbiamo i giovanissimi e gli esordienti. Io ho degli istruttori già qualificati, tutti quanti con il patentino, e di conseguenza io sono il supervisore di questa scuola calcio. Come si insegna a giocare a calcio ai bambini così piccoli? Ma più che allenatori ci vogliono degli animatori, perché sono talmente piccoli che hanno bisogno soprattutto di la coordinazione, di divertirsi. Per quanto riguarda poi la tattica, lascia il tempo che trova, l'importante è che si divertano a questa età. Quando si insegna la tattica e la tecnica? Ma dai 12 anni in su, a quel punto lì già c'è un'infarinatura di tattica. Per quanto riguarda invece la tecnica, più aumentano con l'età e di conseguenza più devono imparare la tecnica, perché senza una buona tecnica non ci può stare una buona tattica. E il talento a che età si scopre? Ma il talento si vede subito anche a questa età, già vedi la coordinazione, come calciano, come si muove la personalità, già ti rendi conto di chi è più sveglio e chi ha qualche problema. Bene, mister, ricordiamo che la SD Città di Sora però ha anche squadre a livello regionale, interregionale. Sì, abbiamo una juniors regionale che forse in Gioceria è l'unica, se non vado errato, che fanno la juniors regionale, campionato a 5. E poi c'è una squadra di interregionale, sempre il calcio a 5. Praticamente noi siamo una stessa società, però ognuno poi ha la sua arteria. Io mi interesso solo dei bambini. L'obiettivo per questa annata? Ma l'obiettivo è quello di far crescere questi ragazzi, togli dalla strada e dai il puro divertimento, perché è l'età più bella per divertirsi. Poi per quanto riguarda se ci sono dei campioni, hanno sbagliato scuola calcio, perché noi vogliamo insegnare a vivere, a divertirsi, anche perché hanno un'età che devono pensare solo a quello. Per quanto riguarda lo stress ci sono altri campionati e altre età.